Buonasera e pace a tutti. Volevo questa sera condividere con voi qualcosa della parola di Dio che ritengo che sia importante per la mia vita, per la vostra vita, per la vita di qualsiasi persona che si avvicina al Signore. Il tema di questa parola che il Signore mi ha dato questa sera è chi confida. O chi, in chi confidi per questo tempo? Volevo leggere alcuni versetti della parola di Dio in Isaia capitolo 40, dal verso 12 al 31. Leggiamo tutti questi versetti e poi andiamo nella spiegazione di questi versetti. E dal versetto 12 dice: chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano? Ho preso le dimensioni del cielo con il palmo, chi ha raccolto la polvere della terra in una misura, ho pesato le montagne con la statera e i colli con la bilancia. Chi ha preso le dimensioni dello spirito del Signore o chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Egli consultato perché gli desse istruzione e gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse la saggezza e gli facesse conoscere la via del discernimento. Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere munita della bilancia. Ecco, le isole sono come pulvisco che vola. Il libro non basterebbe a procurare il fuoco e i suoi animali non basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come nulla davanti a lui. Egli le valuta meno che nulla, è una vanità. A chi vorreste assomigliare a Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? Un artista fondi un idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento, colui che la povertà costringe a offrire poco sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artigiano per fare un idolo che non vacilli. Ma non lo sapete, non l'avete sentito, non vi è stato annunciato fin dal principio, non avete riflettuto sulla fondazione della terra? Egli è assiso sulla volta della terra. Da lì gli abitanti appaiono come cavallette, egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Egli riduce i principi a nulla e annienta i giudici della terra. Appena piantati, appena seminati, appena il loro fusto ha preso radici in terra, egli vi soffia contro e quelli inaridiscono e l'uragano li porta via come stoppia. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale, dice il Santo? Levate gli occhi in alto e guardate, chi ha creato queste cose? Egli le fa uscire e conta il loro esercito, le chiama tutte per nome, per la grandezza del loro potere e per la potenza della sua forza, non ne manca una. Perché dici tu, Giacobbe, perché parli così, Israele? La mia via è occulta al Signore e al mio diritto è non bada il mio Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si affaticano, camminano e non si affaticano. Io volevo leggervi prima questi versetti dal 12 al 31, proprio per far capire quanto è importante la figura di Dio. Ogni persona oggi più che mai vive sperando. Che cos'è la speranza? La speranza in sé è un sentimento di aspettazione, di fiducia nella realizzazione di qualcosa che sia
presente o futura, di qualcosa che vogliamo che si realizza, di qualcosa che desideriamo. E tutti ciò che noi facciamo, lo facciamo con la speranza che ci porterà qualche beneficio nella nostra vita. Tante speranze hanno a volte esiti positivi, altre volte hanno esiti negativi. Tanti invece hanno sperato, ma purtroppo sono stati delusi. Delusi da una persona, delusi dal proprio corpo, delusi da una macchina, delusi da una cura di medicina. Va bene sperare in qualcosa quotidianamente, ma prima o poi le cose che l'uomo avrà fatto nel tempo saranno disfatte. Sperare per uno scopo della vita, in una persona o in un qualcosa, prima o poi ci deluderà. Ripeto, può essere una cosa, può essere noi stessi, il nostro corpo, può essere in qualche situazione, perché le cose cambiano. E chi confida in se stesso sarà deluso. Tutti gli uomini prima o poi devono morire, e quando questo succederà, i loro progetti cadranno a terra. La Bibbia dice nel Salmo 28 verso 26 che chi confida nel proprio cuore è uno stolto, ma chi cammina da saggio scamperà. Noi dobbiamo capire in chi confidare. Noi dobbiamo capire quale strada intraprendere. Noi dobbiamo capire qual è il percorso più giusto per la nostra vita. Geremia a capitolo 17 dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dal Signore. Invece è benedetto, sempre Geremia a verso 7 di capitolo 17 dice: ma è benedetto l'uomo che confida nel Signore, la cui fiducia è il Signore. Confidare in Dio è meglio di confidare in se stessi, nell'uomo o in qualche cosa. Confidare in Dio oggi è un'assicurazione per la nostra vita, per il nostro domani. Davide diceva nel Salmo 37 di riporre la nostra sorte nel Signore, confidare in Lui ed Egli agirà. Non costa niente mettere la nostra sorte nel Signore, ma lì è una certezza e ci saranno risultati. Perciò in chi confidiamo noi? Isaia a capitolo 40 ci indica di avere fiducia in Lui, conoscendo in realtà chi è Lui. Tu hai fiducia in qualcuno se lo conosci, ma se non lo conosci non hai tanta fiducia. Se noi conosciamo Dio, l'eterno creatore di tutto, sovrano di tutto, allora possiamo avere fiducia in Lui. Perché? Perché nulla ostacolerà Dio. Tutti sono vulnerabili. Tutti siamo vulnerabili, governi, uomini potenti, ma Dio è invincibile. Egli è Dio degli eserciti. Egli è un guerriero. Egli lotta a tuo favore. Egli vuole che tu prosegui e vai avanti nella tua vita. Così è stato quando liberò il popolo di Israele dall'Egitto, dalla schiavitù dell'Egitto. Per 400 anni, disperati, piangevano. Dio li liberò, ma quando li liberò, non stette fermi. Li ha dovuti portare in braccio nella terra promessa, li ha dovuti proteggere, perché Lui è il Dio che guerreggiava a favore del suo popolo.
E in Esodo, capitolo 15, al verso 3, è scritto: il Signore è un guerriero, il suo nome è il Signore. Perciò lui lotta a tuo favore. Se tu devi confidare in qualcuno, confida in chi lotta per te, in chi ti ama. E non è un uomo Dio. Dio ha creato tutto e tutta la terra gli appartiene. Tutta la saggezza è sua, tutta la forza è sua. Dio è Dio, assolutamente Dio. Egli esiste da sempre, è esistito, continuerà ad esistere, perché lui è l'Eterno. Dio non dipende da nessuno, egli è il tutto, egli è l'Io sono. Perciò, se hai da confidare in qualcuno, confida in qualcuno che è tutto, in qualcuno che è più che sufficiente, in qualcuno che ti può dare la forza, la capacità, la protezione per andare avanti nella tua vita. Dio non è una religione che lo puoi associare o assomigliare a qualche cosa. Egli è quello che ti può sostenere se tu hai fiducia in lui. Purtroppo l'uomo in sé dubita. La nostra tendenza è di dubitare, perché i nostri pensieri sono pensieri pieni di scoraggiamenti e di problemi. Questo avviene perché di natura, nella natura decaduta adamitica, consideriamo la vita come se dipendessimo da noi stessi. Noi tentiamo di guardare i problemi nel naturale, invece che Dio nel soprannaturale. Però se ci fermiamo un poco a contemplare quante volte Dio ci è stato vicino per aiutarci, per proteggerci, allora sì che capiamo che qualcuno è stato accanto a noi. Quante volte noi abbiamo visto, ascoltato testimonianze dell'intervento di Dio nella vita degli altri, nella nostra vita? Come non possiamo aver fiducia in Lui? Tante volte abbiamo letto e ascoltato che per noi Dio ha dato tante promesse. Con tutto questo, noi guardiamo più ai problemi veri e quelli potenziali, quelli che ancora ci potrebbero accadere, senza che ancora sono accaduti, che guardare Dio, che è la soluzione di ogni problema. Dio in questa circostanza, nel dubitare nostro, nel verso 21 di Isaia 40, guardate cosa dice, rileggiamolo di nuovo, così capiamo, Isaia 40 verso 21, ma non lo sapete? Non l'avete sentito? Non vi è stato annunciato fin dal principio? Non avete riflettuto sulla fondazione della terra? Dio ci riprende con questo versetto perché ci ama, perché avremmo già dovuto sapere chi è Dio. Però purtroppo, quando i problemi si presentano, noi dubitiamo di Lui. Eppure viviamo come se non lo sappiamo chi è Lui, cosa può fare per noi. Siamo totalmente preoccupati che ci siamo dimenticati chi è il Signore. E Dio non è un uomo comune. Nel verso 22, sempre in Isaia 40, dice: egli, Dio, è assiso sulla volta della terra. Da lì gli abitanti appaiono come cavallette
e gli distende i cieli come una cortina, gli spiega come una tenda per abitarvi. Questo versetto ci ricorda che egli è sovrano su tutto. L'universo, su tutta la gente, il mondo, amati, è piccolo per Dio. Egli ti può raggiungere ovunque. Egli è colui che copre la terra. Egli è il potente. Tutti i cieli, così vasti per noi, che sembrano irraggiungibili, sono un nulla per Dio. Questo ci identifica la sua magnificenza, la sua grandezza. Le cose difficili e impossibili per noi sono semplici e raggiungibili per Dio. Non possiamo mettere Dio nel nostro pensiero, così piccolo e meschino. Dio è sovrano in tutto. Dio fa ogni cosa in una maniera perfetta. Perciò a cosa lo vogliamo paragonare? Il verso 23-24, sempre di Isaia 40, lo vogliamo rileggere, così comprendiamo cosa vuole dire Isaia nel capitolo 40, verso 23-24. Rileggiamolo insieme. Egli riduce i principi a nulla e annienta i giudici della terra. Verso 24. Appena piantati, appena seminati, appena il loro fusto ha preso radici in terra, egli vi soffia contro e quelli inaridiscono e l'uragano li porta via come stoppia. Che sono magnifici questi versetti. Ci fanno comprendere quanto è forte e potente il nostro Dio. In Lui dobbiamo confidare. Quando qua parla di termini come principi, giudici, che rappresentano gli uomini più potenti che governano sugli altri, ma anche poi tu mettere oggi questi principi, questi giudici, come capi di lavoro, come capi ufficio, come datore di lavoro. Chi è quella persona che ti sta creando problemi e difficoltà? Chi è quella persona che vuole dominare su di te? Chi è quella persona che ti causa problemi per vivere una vita tranquilla? Quella persona, come dice qui, questi versetti, per Dio non sono nulla. Egli riduce a un nulla, li rende inutili. Tutto coopera il bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Perciò chi è questa persona che ti vuole dominare? Non confidare a qualcuno che ti fa giustizia. L'unico che ti può fare giustizia è il Signore. È il potente, è il guerriero Dio, il sovrano di tutti i sovrani. Sapete, quando il re Senegarib fece irritare Dio, lui rispose a una maniera forte, rendendola a nulla, dice la scrittura. Se voi leggete anche per conto vostro, in Isaia 37, dal verso 21 al 29, leggetelo per conto vostro, qui vediamo che Dio rende nulla questo re che voleva innalzarsi al di sopra di Dio, voleva giudicare Dio. Dio, lui può innalzare e lui che può abbassare, perché lui è il potente. E se oggi tu ed io siamo figli di Dio, non dobbiamo temere gli uomini. Non dobbiamo aver paura, non ci dobbiamo scoraggiare, dobbiamo confidare in Dio. Allora sì che non saremo delusi. Cosa dobbiamo fare? Fortificarci nella fede. E Lui ci aiuterà. Lui non sarà mai lontano da noi. Noi dobbiamo solo pensare che Lui è accanto a noi. Pensare chi è Dio.
Quale uomo o spirito è simile a lui? Nessuno. Dio vuole fortificarti nella fede. E se noi leggiamo il verso 25 e 26, di nuovo, di Isaia 40, a chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Signore. Verso 26. Levate gli occhi in alto e guardate chi ha creato queste cose. Egli le fa uscire e con il loro esercito le chiama tutti per nome, per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza. Non ne manca una. Avete visto? Dunque, dove ci giriamo a guardare chi ha creato tutte queste cose. L'uomo può guardare queste cose, ma non ha potere su queste cose. Invece Dio sì. Così dicono questi versetti. Egli è sovrano su tutte le cose, grandi e piccole che siano. Dio controlla tutto, soprattutto quelle cose che devono servire ai figli di Dio. Egli ha il controllo. Non dubitare di quello che può fare il Signore. Egli non ti ha mai trascurato. Quello che tu gli hai chiesto, egli te l'ha dato. Non dubitare dentro di te. Come è scritto nel versetto 27. Guardate, sempre Isaia 40. Versetto 27, se me lo proietti, perché dici tu, Giacobbe, e perché parli così, Israele? La mia via è occulta al Signore e al mio diritto non bada il mio Dio. Dio non trascura mai nessuno. Egli si prende cura di noi. Quella che è scritto qui è una menzogna da parte del nemico nella nostra vita. Egli ti mette in dubbio che Dio non è con te, che Dio ti sta trascurando. Amati, noi siamo l'interesse di Dio ogni giorno. Egli ci ama e si prende cura di ognuno di noi. Perciò Dio non è lontano da te. Qual è la tua necessità? Qual è la tua difficoltà? Qual è il tuo bisogno? La grazia sovrana di Dio è su ognuno di noi. Il verso 28 al verso 31 dice queste cose. Come la grazia di Dio è presente. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imprescrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Nonostante, amati, tutti i dubbi su Dio, in questi tre versi noi vediamo che Egli ci sta offrendo la sua grazia. La sua sovrana grazia. Egli ci fornirà, dicono questi versetti, numero uno, quella potenza infinita per superare ogni difficoltà, ogni ostacolo. Qualsiasi potenza umana non potrà mai superare ostacoli difficili che l'uomo stesso si crea e che il nemico crea.
ma con la potenza di Dio possiamo distruggere tutta la potenza del diavolo, tutto l'inganno del nemico. Numero due, ci darà un'intelligenza assoluta, ci darà l'intelligenza per superare le circostanze della nostra vita, come poter parlare, come poter pensare, come poter trattare quella situazione che si presenta davanti a noi. Terzo, egli dà forza allo stanco. Se tu oggi sei stanco, abbattuto, ferito e hai necessità di forza, solo Dio te la può dare. Egli non si tira indietro, egli conosce quello che tu stai passando, egli già è all'opera su di te, ti darà forza. Quarto, la speranza di forze continue. Non sarà una forza per superare un momento, non sarà una forza per superare il secondo momento o altri momenti. Dio è sempre accanto a te, continuamente non ti lascerà solo. Però qui dice che la sua forza non è per tutti, ma solo per quelli che sperano in lui. In chi tu stai sperando? Come il titolo di questa predicazione. In chi tu stai confidando? Se è nel Signore, sappi che potenza infinita, intelligenza assoluta, forza quando sei stanco, speranza di forze continue arriveranno nella tua vita. Ma se non confidi in Dio, quello che ti arriverà ti prenderai. A volte vittorie, a volte tante sconfitte, perché questo mondo è un mondo in decadenza, è un mondo già perduto in sé. Solo con Dio tu puoi riuscire a farcela, perché il Signore è tuo pastore, il mio pastore, e nulla ci mancherà. Egli ti darà una forza non umana, ma soprannaturale. Egli ora è su di te, sulla tua vita. E allora non confidare a uomini, non confidare a strategie, non confidare a potenti o a governi, confida nel Signore. Non dubitare nella sua grandezza. Egli può fare tutto. Egli è il sovrano. Egli conosce ogni cosa. Lui ha creato l'universo. Lui sa quello che ti serve prima che tu glielo chiedi. Egli sta vedendo la tua sofferenza, la tua debolezza, la tua incapacità di affrontare questa vita. Ed egli ti è vicino più che mai. Infocatelo nel momento della ristretta e lui risponderà. Bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete, chiedete e vi sarà dato. E questa parola di questa sera è solo un incoraggiamento nel dirti: basta confidare in uomini, confida in un grande Dio che nella tua vita può fare la differenza. Perciò non ti voltare a destra, a sinistra, guardando la difficoltà, guardando i problemi, guardando chi ce l'ha con te. Non guardare quelli che ce l'hanno con te, guarda chi può spegnere ogni dardo del nemico. Perché se il diavolo si usa di qualcuno per darti fastidio, tu hai un grande Dio con te che ti farà giustizia per ogni cosa. Benedici, dice il salmista, anima mia l'Eterno, e tutto quello che c'è in me benedica il suo santo nome. Quello che dobbiamo fare è benedire il suo nome, cercarlo al di sopra di ogni cosa, perché egli per certo si prenderà cura di noi. Perciò quello che ti stasera
ti voglio invitare a fare di riporre la tua sorte, la tua vita, la tua circostanza nel Signore e confidare in Lui pienamente, perché Egli agirà. Lui è la certezza, in Lui avrai i risultati. Non li stai vedendo ora, ma sappi che Lui è già all'opera nei tuoi confronti. Egli già sta agendo mentre tu stai ascoltando questo programma televisivo, stai ascoltando la sua parola sta creando in te fiducia in Lui. Fatti toccare della parola, della verità, perché conoscerete la verità. Giovanni 8:32 dice: e la verità vi farà liberi. Non ascoltare le menzogne, non guardare le problematiche, solo confida nel Signore con tutte le tue forze. E io stasera voglio fare una preghiera con te insieme al pastore Petrone. Io, prima di chiamarmi all'intervento, stavo pregando il Signore e il Signore mi ha dato alcune cose per cui pregare. E la prima cosa era per le ingiustizie, per tutti quelli che avete ricevuto ingiustizie nella vostra vita. Non fate le vostre vendette, confidate nel Signore. Egli annullerà ogni documento che pesa sulla vostra vita, ogni parola bugiarda, ogni azione distruttiva verso di voi decadrà stasera nel nome di Gesù. Ci sono persone che hanno ricevuto delle truffe dai parenti, come fu Giuseppe. Il Signore mi portava su pregare su questo. Gente che ha ricevuto truffe dai parenti, come fu Giuseppe, che Giuseppe fu venduto dai fratelli perché erano gelosi, invidiosi di Giuseppe. E questa sera voglio pregare affinché questo documento che pesa sulla tua vita di distruzione, di morte o di ingiuria o di maldicenza verrà distrutto nel nome di Gesù. Padre, voglio pregare per queste persone che hanno ricevuto ingiustizia dai propri parenti nella loro vita. Loro hanno seminato, hanno lavorato tanto, però Signore, gli è stato rubato la semina, come Gedeone che si affaticava e poi razziavano quello che lui seminava. Padre, nel nome di Gesù voglio pregare affinché giustizia venga fatta su queste persone nel nome di Gesù. Voglio pregare ancora, Signore, per le vedove, o sia vedova che vedovo, perché c'è tanta tristezza nel loro cuore perché hanno perso i compagni, il marito, la moglie. Padre, voglio pregare affinché questa tristezza nel loro cuore venga sanata nel nome di Gesù, che loro non facciano scelte azzardate, sbagliate, perché sono soli. Io voglio pregare, Signore, affinché tu gli dai quella persona giusta, se deve esserci, o quel compagno, una compagna giusta per la loro vita, che non li delude. Perché Padre, oggi tante persone si stanno di nuovo sposando o mettendo insieme a persone che non sono il modello giusto per loro o la persona giusta per loro. E io voglio pregare, Signore, per il vuoto nel cuore di queste vedove o vedovo, affinché tu possa essere il compagno della loro vita, che possa trovare in te la compagnia,
la pace che non li deluderà mai. Grazie Signore, perché le ingiustizie non appartengono ai tuoi figli, tu ami i tuoi figli. Signore, io voglio pregare ancora questa sera per tutte quelle persone che sono stati delusi dal mondo ecclesiale, avevano messo fiducia in uomini o donne di Dio. Padre, nel nome di Gesù, io voglio pregare che questa delusione venga, Signore, appagata da te, che non facciano nessuna vendetta con i loro pensieri o con le loro azioni, ma che possono pregare per chi li ha feriti o per chi hanno ferito. Signore, c'è un mondo di guerra, c'è un mondo contrario, avverso, ma i tuoi figli hanno un solo stampo, l'amore tuo stampato nei loro cuori. Signore, tu ci hai chiamato a perdonare, tu ci hai chiamati, Signore, ad amarci, e io ogni delusione che c'è nel cuore delle persone che questa sera mi stanno ascoltando, io voglio pregare che se ne vada, che possa arrivare il tuo shalom nel loro cuore. Signore, dacci pace. Voglio chiedere alle persone che stanno facendo questa preghiera con me di mettere la mano nel loro cuore e chiudere i loro occhi affinché la pace di Dio raggiunga la loro vita. Signore, ti prego, tutte le guerre interne possono essere, Signore, questa sera spente nel nome di Gesù. Tutti quei pensieri malvagi, vendicativi, possono essere spenti e distrutti nel nome di Gesù. Che ci sia solo pace nella loro vita, che ci sia amore e perdono. Signore Gesù, noi abbiamo bisogno di te, in te vogliamo confidare, come dice il profeta Isaia. Chi è pari a te? Chi può essere come te? A chi possiamo paragonarti? Signore, a nessun uomo. Tu sei, Signore, tutto quello che noi abbiamo di bisogno, e questa sera più che mai abbiamo bisogno di te nella nostra vita. Noi non vogliamo confidare in una religione, noi vogliamo confidare in un Dio soprannaturale che sta raggiungendo in questo istante ogni persona che sta ascoltando. Shekera bassanda la brava bashukara bassanda la marakei. Oh amato Signore, ti prego questa sera che tutto il tuo amore possa raggiungere la tua sposa. Signore, fagli sentire tutto il tuo amore, Signore. Spegni, Signore, i dardi infuocati del diavolo, Signore, nei nostri pensieri, Signore. Togli, Signore, il nostro dubbio. Togli, Signore, la nostra indifferenza. Fai che possiamo confidare solo in te. Solo in te. Perché se noi confidiamo in te, ameremo l'altro. Se noi confidiamo in te, ameremo i pastori, ameremo la chiesa, ameremo i ministri. Se noi guardiamo te e non guardiamo quello che c'è attorno, Signore, tu ci porterai tranquillità e pace. Tu sistemerai ogni clima, Signore, in ogni ambiente spirituale. Ti prego, amato Spirito Santo, vieni in questo istante. Signore, raggiungi i nostri cuori con il tuo amore, Signore. Noi abbiamo bisogno di te, abbiamo necessità di te, perché, Signore, quello che stiamo vedendo attorno a noi sta aggravando il nostro essere. Ogni giorno vediamo guerre, rumore di guerre, Signore. Vediamo indifferenze, vediamo, Signore, cose sbagliate, ma se noi guardiamo te, tutto andrà bene,
perché tu sei il nostro Signore. E questa sera, Signore, voglio pregare per le infermità del tuo popolo. Come è stato la volta scorsa, Signore, come tu hai guarito quell'uomo che non ci sentiva da tantissimo tempo. Questa sera io chiedo un'unzione, Signore, particolare, soprannaturale, Signore, per guarire gli ammalati. Signore, è stato un grande il tuo mandato, Signore, in Marco 16, di guarire gli afflitti e gli ammalati, Signore, imporre le mani sugli infermi ed essi guariranno. Padre, voglio pregare per questa persona che ha problema all'anca. Signore, nel nome di Gesù, ricostruisci questa anca. Fa che possa camminare bene, Signore. Sta soffrendo, ha dolori continui. Signore, guarisci questo uomo. Tu mi hai detto, Signore, che stasera guarivi questa persona. Mi hai portato davanti questa persona. E io prego, Signore, che venga guarito. Grazie Gesù per questa guarigione. Voglio pregare, Signore, per quelli che soffrono di emicrania e di cefalea, Signore. Padre, che li porta a vomitare talmente forte dolore. Io, Signore, prenda autorità su questa infermità e distruggo l'opera del diavolo, della malattia, sulle persone che soffrono di emicrania e cefalea nel nome di Gesù. Guarisci ora nel nome di Gesù per le lividure di Cristo. Tu ricevi ora guarigione. Comincia a muoverti come non hai mai fatto, comincia a muovere il collo come non hai mai fatto, perché la guarigione già è sulla tua vita. Voglio pregare ancora su questa persona che soffre di tumore alla prostata. Padre, nel nome di Gesù, io voglio pregare che questa sera questa persona che mi sta ascoltando, che ha perso la speranza perché ha visto che il tumore è aumentato nella sua vita con tutto ciò che ha fatto, terapie così forti, venga distrutto nel nome di Gesù. Se ne vada totalmente, ogni cellula tumorale vada via della sua vita nel nome di Gesù. Che espella completamente questo tumore dal suo corpo. Grazie per la guarigione, Signore, alla prostata, perché, Signore, la gloria va solo a te. Tu puoi fare tutto pienamente. Tu sei al di sopra di tutto. Come abbiamo letto nella scrittura, non ti possiamo, Signore, non credere. Se noi guardiamo tutto quello che tu hai creato, come non possiamo credere a quello che hai creato? Le stelle, il cielo, Signore, il firmamento, tutto è stato creato da te. Come non puoi creare un organo nel nostro corpo? Per te è facile farlo, Signore. E io voglio pregare questa sera che ogni corpo offeso, malato, venga guarito nel nome di Gesù. Tumore alla mammella, vengono guariti ora nel nome di Gesù. Urra baba sheketerema santa la marakei. Alleluia. Signore, tumore. Signore, al pancreas, venga guarito ora nel nome di Gesù. Questa ghiandola venga a sanarsi ora nel nome di Gesù. Tu stai intervenendo, Signore, e le cose li vedremo subito, Gesù, perché tu non sei il Dio che fa aspettare, tu sei il Dio che opera al presente. Tu sei l'Io sono, e quell'Io sono è la guarigione per ognuno di noi.
Grazie Signore come stai intervenendo, grazie Spirito Santo per la tua presenza, grazie amato Spirito Santo, Signore togli il dubbio, togli l'indifferenza, oh che credono in te perché tu hai operato e tu opererai. La testimonianza, Signore, di quello che tu hai fatto raggiungerà le nostre case e le nostre vite. Noi vogliamo credere in questo. Alza le tue mani al cielo. Da dove verrà l'aiuto? Il tuo aiuto viene dal Signore. Quando l'uomo così potente, quando l'uomo così preparato, quando l'uomo così bravo non potrà mai raggiungere quello che Dio può fare per la tua vita. Egli è il tuo più. Egli è il più che è sufficiente per la tua vita. Io voglio pregare per l'economia di alcune persone che non arrivano a fine mese. Padre, nel nome di Gesù, la scrittura è chiara, Signore. Tu ti sei fatto povero affinché oggi noi fossimo ricchi. Signore, non dobbiamo dimenticare, perché abbiamo un Dio più che sufficiente per la nostra vita. Non vogliamo l'eccesso, Signore, ma una cosa è certa. Tutto quello che ha di bisogno, ogni persona che sta credendo questa sera, riceverà nel nome di Gesù. Signore, che possono ricevere un aumento di stipendio, che possono ricevere un aumento di pensione, che possono arrivare i soldi, Signore, da qualcuno che li donerà, ma non far mancare niente a coloro che sperano in te. Spera nel Signore, non indebitarti, non cercare a persone che ti possono aiutare, cerca Dio che spingerà il cuore per donarti. Dio ti donerà il meglio. La Bibbia dice, se cattivi padri, se i loro figli domandano qualche cosa, daranno ottimi doni, più di quello che domanderanno, tanto più può fare il Padre Celeste per noi. Lui è l'Abba, lui è il Papino, lui è colui che ci ha voluto in questa terra. E io dichiaro questa sera che ogni bugia nella tua vita che dice che tu in questa terra non dovevi esserci venga distrutta nel nome di Gesù. Io dichiaro che questa bugia del diavolo vada via nella tua vita in quest'istante ora. Tu sei in questa terra per un proposito e fare la sua volontà. Non credere alle bugie del diavolo, non credere alle parole di scoraggiamento che ti hanno buttato giù, ma credi solo che con Dio puoi ogni cosa. Di forte, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Cristo, speranza di gloria. Cristo, speranza di gloria. Voglio pregare ancora per quelle persone che hanno un disturbo mentale, che hanno voci nella loro mente. Padre, nel nome di Gesù, io leggo ogni voce che turba la mente, ogni voce che porta il nostro corpo ad aggravarsi, il nostro pensiero ad agire male. Io distruggo ora ogni macchinazione del diavolo nella mente di coloro che mi stanno ascoltando e nel nome di Gesù io dichiaro liberazione. Liberazione. Ora si libero nel nome di Gesù. Si libera nel nome di Gesù della schiavitù della paura, nel nome di Gesù dell'oppressione, dello scoraggiamento. Ora
nel nome di Gesù. Grazie Spirito Santo per quello che tu stai facendo in questa sera attraverso il tuo servo. Signore, noi siamo strumenti nelle tue mani. Non vogliamo, Signore, far niente che non sentiamo noi, dentro di noi, nel nostro spirito per primo. Signore Gesù, usati dei tuoi servi per dare risposta a questo mondo. Usati dei tuoi figli. E se tu questa sera ancora non sei un figlio di Dio ed hai un dubbio dentro di te che Dio può essere il Padre buono, fai una preghiera con me. Padre Santo, Padre d'amore, questa sera ti accetto dentro il mio cuore come Signore e Salvatore della mia vita. Ti chiedo perdono se ho sbagliato contro di te, contro uomini, contro me stesso. E questa sera, Signore Gesù, io voglio mettermi in pace prima con te, con gli altri, con me stesso. Ti prego, Signore Gesù, fammi stare bene. Togli in me il peso del peccato. Aiutami a non sbagliare. Grazie per quello che tu fai e continuare a fare nella mia vita. Voglio pregare ancora stasera. Pastore, non so se c'è ancora tempo o devo staccare. No, puoi andare altri 5-10 minuti. Voglio pregare affinché il Paracletos, lo Spirito Santo, dimora nella nostra vita. Chi ancora non ha avuto il battesimo dello Spirito Santo, sappi che è necessario per la tua vita, per affrontare ogni momento, ogni bisogno che si presenterà davanti a te. Gesù fece questa preghiera: è buono che io vada al Padre affinché venga il Consolatore. E quel Consolatore, il Paracletos, è accanto a te, vive dentro di te, se solo tu lo vuoi. Con me fai questa preghiera. Amato Spirito Santo, io riconosco che tu sei nel presente e puoi entrare nella mia vita in questo istante. Io ti ricevo, io accetto che tu diventi Signore della mia vita. Io voglio quella potenza per affrontare la mia vita, il mio proposito. Grazie Spirito Santo. Reco bosciante la barabara se che tenere basciunta la marachei. Rede my lord na massanda la brascia in tenere che tenere ba Jesus. Ura baba basciuca tanara massanda. Comincia a lodare il Signore, comincia a lodare il Signore. Comincia a chiedere allo Spirito Santo che ti battezza in lingue. Rescio coro bossanda la brava basciuca raba bassanda la baracchetto l'omo lo succata na ma wei i descio proprio codo robossanda la brava basciucata na raba bassei i deneri che deneri sciucata na la canta na ma la basciucata na racai i desbrei ma lo denero washam brasmeri che tenere bessanda la maracaia pura basciante la maracaia. Comincia a parlare in lingua, comincia a parlare in lingua. È lui che è già su di te, sulla tua vita. Comincia ad accettarlo, comincia a capire che lui può fare qualcosa di grande nella tua vita. Comincia a dire: io mi sottometto a te, non la mia carne, ma il mio spirito venga in questo istante ora toccato da te. Ora scegliete rimassanda la breve baccamba la massanda. Loda il Signore, apri la bocca. Togli i pensieri negativi, togli i pensieri di scoraggiamento, comincia a parlare, comincia a pregare, comincia a pregare ora, lodi il Signore, perché Lui ti sta
battezzando in questi istanti nel nome di Gesù. Shokoro bossanda la brava basciucata la malassanda la malacchè, undara bassanda la brava basciuca la papassanda. È così semplice, non è difficile. Dio sta donando, Dio sta donando, Dio sta donando, Egli è il donatore, Egli può darti la forza, Egli può darti il di più. Comincia a ricevere, comincia a lodare, comincia a alzare le tue mani, comincia a parlare, un rascicchio di Nima, la Sanda, la Bresa, ora Gismello denaro, la Shambra, la Macamba, la Massaia, Redo, Codo, Robo, Shambra, la Macanda, la Cisas, Ida, la Marassanta, la Brava, Kai, dell'Ordine, Ma, Washam, Blas, Uda, la Marakenda, anche se sono poche parole, comincia a parlare in lingue, comincia ad accettarlo. Tu hai fatto la preghiera della salvezza, tu hai detto Gesù sei il mio Signore, io ora ricevo te, ricevo te, ricevo te, dillo forte, ricevo te nella mia vita, io ricevo te, ma caccio via ogni cosa che non sei tu, caccio via ogni pensiero, caccio via ogni solitudine, caccio via ogni cosa che mi abbatte e io ricevo te con forza e potere nella mia vita nel nome di Gesù, ora. Rabashi che te rebassanda la brava basciuco robossanda la berechia te rebassanda la marachia, annullo ogni pensiero che blocca nel nome di Gesù, ora riceve, 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 sì che tu robossanda la brava basciuca tana mai uda sempre me che te ribicandra passanda la cura basciuclas me freddy my lord ed ne uada samblas me che te ricchete ne ruosciam blas in the near water bottle candana marashu hallelujah gloria 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 shikete ruande ne massanda la brava bacchina di michele vuoi shambles me di chiedo vede mai son de blava bacamba la macchia dre del light del son del lei chiudi solo gli occhi, chiudi solo gli occhi, comincia a lodare il Signore, comincia a lodare il Signore, comincia a dirgli Signore riempimi, riempimi, riempi, versa, 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 versa Signore su di me il tuo spirito Signore, le acque Signore, le acque impetuose, Signore, e urra basciando la brava camba la massanda la breche nello mo nel mese nel cuore basciando la breve fiumi d'acqua viva, fiumi d'acqua viva, fiumi d'acqua viva, ricevi ora, ricevi ora, ricevi ora, fiumi d'acqua viva, alleluia, shekera baba basse che terema santa la maya che urra baba basciucata la malattia ora shekles fluisci nello spirito, fluisci nello spirito, fluisci nello spirito, fluisci nello spirito, non ti bloccare, non ti fermare, non ti preoccupare chi ti ascolta, non ti preoccupare chi ti sta guardando, fluisci nello spirito, sei tu e lo Spirito Santo, sci bla ba ba che to robo shanda la marache ed è blasme ne che ne ne washan blasme ed è ne breba bassanda la bashon glasn ed è ne riwada baba shukla mama sei alleluia Spirito Santo grazie per quello che tu fai nidi case my Lord grazie amato Signore per questo tempo meraviglioso senti, senti la sua presenza. Egli è su di te, tu la stai sentendo forte in te, perché hai creduto in colui che è il Signore. Dio ti benedica.